tutte le denunce che io ho fatto in 21 anni di attività giornalistica, ma anche le proposte. Perché vedete, sarebbe troppo facile denunciare, dire questo va male, ci sono cose belle da promuovere. Il mio sogno, guardate, mi trovo nella città vecchia, mi trovo appunto su Corso Vittorio Emanuele, ecco, guardate l'affaccio al mare, tutta la zona meravigliosa, è meraviglioso vedere il nostro mare, le nostre acque, un panorama mozzafiato, ecco quello che io sogno. Questo Corso Vittorio Emanuele potrebbe essere chiuso al traffico, potrebbe diventare una grandissima area pedonale, un'area pedonale in cui dovrebbero insistere le varie botteghe, le varie attività commerciali. Guardate, immaginate tutta quest'area che è di fronte a me, con i locali, con le botteghe, pullulerebbe. Immaginate la gente la sera al tramonto, un quadro fantastico, un po' come io amo viaggiare molto, ricordo per esempio Siracusa, ecco lì c'è un lungomare enorme, un'area che si affaccia sul mare, e queste botteghe, questo turismo, questa promozione del territorio incessante, infinita. Questo voglio per Taranto. Basta metterci le idee, i progetti, la gente giusta al posto giusto. Io ci credo. Il 12 giugno, crediamoci insieme. Luigi Abbate, sindaco, una croce secca su Taranto senza Ilva.